hai pronunciato la parola sedia, cioè hai una sedia, non è la prima? Sì, è la seconda. Ho appena fatto quella in America e adesso sto per fare un'altra. Ne abbiamo parlato praticamente ogni serie dell'arrivo delle serie, quando gli attori hanno più occasione di lavorare per una serie che non per un film. Cioè, ci sono tante cose da dire, cioè, io sto anche preparando una serie da regista. Quindi in qualche modo lo sto vedendo da tutti, preparando, scrivendo, adattando un libro. È un'altra cosa da un certo punto di vista, ma insomma, non lo so, non so come... È bello che ci siano, è bello perché vuoi avere tanto tanto tempo come attore per preparare un personaggio e per portarlo avanti. E c'è molta scrittura interessante nelle serie. In America anche quella che ho fatto io era scritta con grande maestria, quindi ti fai un lavoro diverso per il cinema, che è il condensato, no? Di qualcosa. Invece questo è, insomma, il cinema è verticale e le serie sono orizzontali. Questo lo ritengo, questo per me la prima occasione lo uso. E quindi la verticalità è chiaramente una cosa a cui uno aspira, ma l'orizzontalità è una cosa molto, molto interessante quando sono belle. Poi adesso quello che mi preoccupa è un po' che ci sta una convenzione nel modo in cui le serie vengono fatte, perché è nata come una cosa interessante, adesso sono diventate un po' convenzionali nella forma più che nei contenuti, dal punto di vista di finire al 50° minuto, ci deve essere un evento che ti dà voglia di vedere l'altro, devi farlo su piani temporali diversi, insomma c'è tutta una serie di regole che a me un po', ecco, anche da regista forse mi dispiace un po', vorrei che ci fosse un po' più di libertà, però poi siccome appunto vanno su grandi piattaforme che hanno delle regole molto precise, sempre, non voglio cominciare a parlare degli algoritmi, perché gli algoritmi dicono che non so nemmeno che vuol dire, capito? Cioè, è un'astrazione per me. No, ma ieri c'era Sabine Costanzo che ha fatto una bellissima serie. Una bellissima serie, l'amica. Geniale. Diceva appunto che era stanco, aveva fatto due stagioni e la terza si è allontanata. Un lavoro enorme, ha fatto un lavoro veramente molto bello secondo me, molto, molto vicino al libro e anche molto d'autore in cui si sente la sua mano. Riuscita a tenere quell'equilibrio tra non snaturare la letteratura, però non da tecnico, ma da autore. Quindi veramente secondo me è stato bravissimo. No, perché come tu lo dicevi, il problema anche della serie è che dà uno spazio maggiore a chi scrive. E forse una serie è più legata a chi scrive la sceneggiatura o chi scrive la serie che al regista. Sì, è vero, sono cambiate le... Sì, gli showrunner, quelli che chiamano anche in America showrunner, sono quasi sempre gli scrittori, quelli che l'hanno scritto. Sì, i registi cambiano. La serie D e il D va allo scrittore, non al regista. Forse anche ha ragione, forse, no? Perché... Visto l'importanza del racconto, in effetti, della durata, delle scansioni... Sì, anche perché spesso, non, appunto, Saverio ne ha fatte due tutte lui, anche c'erano forse due episodi, o un episodio di Alice, due episodi... L'ha ricordato ieri, due episodi. Però spesso le serie sono... Alice o Huacca. Molto belle, tra l'altro, anche le sue, i suoi episodi. Però spesso nelle serie ci sta un regista che fa due episodi, poi ne arriva un altro, quindi è chiaro che il regista perde di importanza, perché il
punto di vista e della scrittura. E poi è una cosa un po' più da tecnici, però poi quando Sorrentino fa una serie, quando Guadagnino fa una serie, quando Scorsese penso che sta facendo una serie, è chiaro che sono, sono serie d'autore, no? Sì, però nel caso di Sorrentino è anche lui che scrive. Allora... Certo, lui lo showrunner e il... Il regista. Sì, fa tutto. Tutto lui, sì, almeno.